presented by Geconomicon.net. Andiamo a uguale. Allora, lui ha messo in gioco in pratica un campo che dà molta rendita, perché si coltivavano i campi dei contadini, dà scarsa difesa, dà nessun beneficio in attacco in mischia, non dà nessun beneficio negli attacchi di arceria da tiro, e da attraversare come valore di marcia è molto facile. Diversamente in un bosco, ad esempio, in un bosco hai una difesa che non è, però nel combattimento con le armi puoi avere un vantaggio se tu sei il difensore. La stessa cosa ce l'hai in arceria. Da attraversare è un pelino più complicato, però in quanto bosco dà un po' meno per dire. Quindi che gioca questa? Lui, come noti, ha avuto una mano piuttosto fortunata, ma comunque non è detto, perché quello non è ancora il suo territorio. Poi hai messo in gioco una collina, ecco un'altra collina. Questo è un borgo. Un altro campo. Posso chiedere una cosa? Certo. La carta che tengo in mano alla fine cosa rappresenta? È una riserva personale, perché durante poi lo svolgimento del turno di gioco tu potrai decidere se ampliare la mano. Quindi questa è la carta, diciamo, la più bella in teoria, quella che non sei. Per diciamo precisione di regolamento, ti correggo l'uso del termine in tessera, perché nella componentistica di gioco esistono delle carte. Allora, per carte intendiamo quelle nel cartoncino sottile. Quelle in cui esagonali abbiamo preferito definirle tessere. Intanto ti faccio una domanda mentre finiamo questa fase. Bene. Il gioco sarà disponibile già a Essen? La domanda io la rigiro all'editore. Il gioco non sarà disponibile a Essen. Okay. Sarà disponibile all'inizio di giugno. Quindi per novembre, speriamo. Edizione in più lingue? Dovrebbe uscire in 5 edizioni. Per Fantasy Flight, per gli Stati Uniti, Ubik per la Francia, Age per la Spagna e Truant Heidelberg per la Germania. Okay, però l'altra cosa che mi chiederanno di sicuro, a Essen ci saranno dei prototipi giocabili, trovare il gioco, sarà possibile? No, sarà una cosa più facile a Lucca, perché il prototipo è questo, e siamo lì più che altro per cercare altri editori. Una cosa che forse penso di non dire nessun segreto: chi osserva questa ripresa qui potrebbe pensare che la componentistica definitiva è questa. Abbiamo fermato così, ma non è vero al 100%, perché i segnalini, tutte le pedine saranno in plastica e avranno una scultura completamente originale. Cioè, gli esperti del settore potranno aver capito che questi segnalini qui provengono da altri giochi famosi, ma abbiamo pensato anche a quello. Come vedete, la conformazione della mappa è stata disegnata. Adesso, in ordine di turno, il giocatore, usando i segnalini, prende possesso del dominio, e prenderà possesso facendo la giocata della città. Questo è, tra virgolette, permettetemi un termine forse troppo moderno per un gioco come questo, è il quartier generale della signoria, è la città dal quale partono gli ordini, dove il signore vive. Nel momento, prendo diciamo le veci di dell'Iga, nel momento in cui lui mette in gioco, seguendo le stesse regole di prima, mette in gioco l'esagono, lui prenderà possesso di questa tessera qui più altre tre, che devono essere collegate tra loro, ovvero sia, usando un termine che troveranno nel regolamento, adiacenti. Ci devi mettere la casetta, perché dato che per ogni esagono, per ogni valore, e poi, in questo caso sì, esattamente, due, questo qua ti dà due denari, questo per facilitare il conteggio della rendita. Poi posso scegliere tra questo e questo, quello che vuoi. Tu potresti prendere questa qui come questa, come questa, ecco qua. Quindi questo è il dominio del giocatore mantovano. Dicevo, riusciamo a fare adesso magari un setup, fai tu rapido e magari ci fai vedere solo per dire com'è un combattimento, sì, un turno. La parte più, diciamo, più interessante è quella appunto del combattimento, perché facciamo un esempio: nel prossimo turno tu ricevi una rendita da questo terreno, presupponendo che la conformazione della mappa non è cambiata durante lo svolgimento del turno.
Allora, lui porta a casa 1 più 2, 3, più altre 2, 5 e 6 denari, che noi abbiamo chiamato fiorini, perché era la moneta in voga in tutto. Con i 6 fiorini lui può mettere al proprio servizio delle carte, che rappresentano delle compagnie di ventura, e sono riconoscibili da questo tipo di stand-up, e dei capitani di ventura. Le compagnie hanno dei valori che, come vedete, ricordano quelli già visti sulla mappa. Ogni compagnia ha una capacità di marcia, ha una capacità di combattimento da tiro, quindi a distanza, ha una capacità legata al corpo a corpo e una capacità di difesa. Quando lui, durante uno scontro militare, decide di affrontare un avversario, che cosa fa? Aprirà la propria tessera, la propria scheda di gioco, piazzerà il capitano che comanda l'esercito e mette una o più compagnie in base a quelle che può possedere, ne può possedere al massimo 5, e le mette schierate in linee. Questo perché il combattimento potrebbe andare avanti per più turni, per più round, e mano a mano che ci sono caduti nelle prime linee, questi vengono rimossi dal campo di battaglia e le linee si serrano, usando, diciamo, termini militari. E ad ogni combattimento si fa un rapidissimo confronto di valori. Se notate, in questo gioco non ci sono dadi. Come si fa quindi a combattere? È molto semplice. Il primo attacco in assoluto è un valore, è un attacco a distanza e quindi di tiro. Allora lui farà 3 più 0, perché l'attaccante, contro di te, che avrai degli altri valori. Io in difesa schiero a mia volta. Esattamente. Allora facciamo finta. Viene coperto, questo è tanto. Facciamo finta che questo è la situazione. Lui è un folle perché è venuto ad attaccarti quando te hai la cavalleria pesante, che notoriamente è uno dei reparti dell'esercito che facevano la differenza allora.